Di nuovo ben trovati a tutti voi ragazzi, tanta carne al fuoco, sono sincero, ho voglia, tanta voglia in queste mie ferie iniziate da poco di stare insieme a voi. Ci sono lunghi momenti della giornata, come giusto che sia, che stacco ovviamente dalla routine un po' anche per recuperare e ricaricare le batterie, soprattutto a livello mentale, però poi vi dico la verità, subentra l'esigenza di un confronto diretto e continuo con voi, e sperando che sia cosa gradita per me, sappiate che anche d'estate, anche in ferie, anche d'agosto, col caldo, per esempio in questo preciso istante ne fa 36, col caldo atroce, io sono felice di godere e condividere con voi parte del mio tempo. Detto ciò ragazzi, vi saluto, vi do di nuovo un benvenuti al Bar del Calcio, partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul Bar del Calcio, cliccate di nuovo sul Bar del Calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo come sempre che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il Bar del Calcio, quindi amici miei, mi raccomando, non esitate ad andare a leggere, a sprecare due secondi del vostro prezioso tempo per prendere queste informazioni che ai più distrattamente sfuggono, vi devo dire la sincera verità. Detto ciò ragazzi, c'è tanta carne al fuoco e quant'altro, io faccio subito una premessa importantissima onde evitare di essere travisato. Tutto quello che leggo, parlo per me, lo prendo sempre con il beneficio del dubbio, perché potrebbe anche non corrispondere alla realtà. Che vuol dire questo? Che i giornali sotto calciomercato non hanno argomentazioni e praticamente si inventano notizie? Probabilmente sì ragazzi, lo dico sinceramente. Oppure, come vi ho detto più di una volta, la cosa che può accadere è che magari fanno il gioco di qualche procuratore che magari è vicino a qualche giornalista che gli dice pompami un pochino il mio giocatore, vediamo quello che succede, dopodiché se riesco a piazzarlo e a venderlo eventualmente avrai qualche cosa in cambio. Non parlo di corruzione, di soldi o niente, magari, non lo so, però secondo me anche una semplice amicizia può fare questo tipo di differenza. Ecco, sono cose che succedono ragazzi, c'è poco da fare, è inutile star dite, no, ma sono cose che succedono. Fatta questa premessa, però, per la prima volta da qualche parte comincia ad essere accostato alla Lazio Enrico Chiesa. Allora, onestamente era quello che un pochino anche io mi chiedevo, no? E mi dicevo, ma com'è possibile che c'è questa grande occasione e in casa Lazio non se ne parla? Perché Chiesa, ragazzi, è un giocatore che 3 anni fa costava 70 milioni di euro. Inavvicinabile per la Lazio, per i parametri della Lazio. Oggi Chiesa, il regime di svincolo con la Juventus, pur di non perderlo a zero, i bianconeri cosa stanno facendo? Stanno prendendo seriamente in considerazione un'offerta
molto vicina ai 20 milioni d'euro. Con 20 milioni d'euro chiesa è cedibile e per la prima volta è stato accostato alla Lazio. Chiesa prende 6 milioni di euro all'anno, però si potrebbe rivalutare, così come ho letto in questo articolo del Messaggero, uno spalmarsi in 5 anni, in 4 o 5 anni di questo contratto, per fare in modo, gli fai 5 anni a 4 milioni netti a stagione, come stesso che davi a Immobile. A quel punto Chiesa c'ha in tasca 20 milioni d'euro, insomma 5 anni di contratto a 4 milioni all'anno non mi sembra male. Chiesa rappresenta assolutamente un'occasione, è giovane, non sta al top, molto discontinuo, sono 2 anni che è molto discontinuo, gravi infortuni, poverino, speriamo che abbia finito. I dubbi ci sono, allora da una parte i pro di cui vi ho parlato, quindi l'aspetto legato all'occasione, al giocatore di indiscusso valore, nazionale italiano, campione d'Europa e quant'altro. Dall'altra parte, purtroppo, e quindi vado già a pensare che questa notizia non sia troppo veritiera, sperando sempre di sbagliare, la Lazio non sta cercando un esterno destro. La Lazio sta cercando un esterno sinistro, che a quel punto diventerebbe a dir poco ingombrante, in un ruolo dove c'è il capitano, dove c'è Zaccagni. Quindi vi dico la verità, oppure lo metti a destra nel suo ruolo, perché lui può già pure andare a sinistra a Chiesa, però lui lo dirige a destra, e a sto punto rischi di bruciare Ciaunà. L'altra lettura potrebbe essere Chiesa a destra titolare, Ciaunà vice Chiesa e Isaacsen lo dai via. Isaacsen lo dai via. A quel punto affondami su Stanks. Fammi uno scambio Isaacsen-Stanks immediatamente. Allora hai preso Chiesa a destra, che è un certo giocatore. C'hai Zaccagni a sinistra. C'hai un piede buonissimo a impostare al centro e a destra, come appunto Stanks. Beh, sapete che vi dico? Quasi quasi la situazione potrebbe anche piano piano cominciare a stuzzicarmi. Però ripeto, qui stiamo parlando di un'ipotesi fatta dal Messaggero, poi non so onestamente se è stata ribattuta anche da altre fonti attendibili. Io questo non lo so. Intanto ci abbiamo ragionato insieme, perché alcuni di voi nei mesi passati e nelle settimane passate, commentando i miei video, l'hanno fatto il nome di Chiesa. E io dicevo, ma che ce fai con Chiesa? Non serve, a noi ce ne serve uno a destra, non a sinistra. Poi però mi sono detto che secondo me la società vuole fare un colpo che regali un po' più di un po' di entusiasmo al tifoso laziale. Tifoso laziale che è straordinario, straordinario. 24.000 abbonamenti, che sono un successo clamoroso. Fosse per me, io ero convinto la Lazio ne facesse pure meno di 10.000, ampiamente sotto i 10.000. Porto l'ultimo esempio: Frosinone, settore ospiti, tutto esaurito. Sti tifosi forse meritano comunque un giocatore che gli dia un po' di entusiasmo, eh? E vediamo un po' se sta storia di Chiesa è una boutade, è un qualcosa legato alle premesse iniziali che vi ho fatto in questo video. Vediamo un po'. Voi intanto fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacerebbe avere Chiesa nella Lazio, tenendo conto dell'aspetto tattico. Però ragazzi, Chiesa gioca a destra, parliamoci chiaro. Vediamo un po' cosa ne pensate. Io vi saluto, vi mando un caro abbraccio. Forza Lazio. Ciao.